Bisogna fare pulizia, bisogna mettere ordine. Dobbiamo dare alla cittadinanza le prove che non ci lasciamo trascinare nella corruzione e negli abusi per colpa di alcuni imbroglioni che sfruttano le loro posizioni per i loro interessi personali. Ma mi raccomando, tutto con la massima discrezione, ma con meticolosità e precisione. Lei deve cercare le prove, trovare eventuali documenti, controllare i registri contabili e farmi un dettagliato rapporto. Lei sa qual è il suo dovere, ispettore. Le voci di malversazioni, di falsi in atti pubblici, le denunce anonime che ci sono giunte vanno verificate. Questo comune di Rovignano sta diventando il simbolo di una corrotta amministrazione. Se il sindaco e la giunta sono colpevoli di malefatte, ebbene vanno denunciati e mandati in galera. In galera? Dobbiamo dare l'esempio. Io per le informazioni sottobanco che ti ho passato e per i documenti falsi che ho timbrato. Tu che sei il maggiore responsabile, il sindaco? Stai zitto, ti possono ascoltare. Possono aver messo il mio telefono sotto controllo. È un film molto interessante. Finisce proprio così, valla a vedere. Mettono il telefono sotto controllo e alla fine arrestano tutti. Grazie del consiglio, lo andrò a vedere senz'altro anch'io. Arrivederci. Un ispettore del Ministero delle Finanze arriverà da Roma per un controllo. Ha pieni poteri. Ficcherà il naso in tutti quanti i nostri affari. Oh, Gesù, Gesù! È la rovina! È la prigione! È la fifine! Calma e sangue freddo! Siete un branco di cagoni. Non ci faremo fregare. Complimenti, no. Prenda, su. Va bene, solo il culito. Ma
anche lei scende a Rovignano? Sì. E com'è? Un bel paese? Non c'è male, io ci vengo tutti gli anni. In villeggiatura, eh? Non proprio, faccio una quindicina. Beh, deve trovarsi bene se ci viene, conoscerà tutti, immagino. Quasi, le persone più importanti comunque sì, sono veramente tutte brave persone. Ah, davvero? Allora lei può darmi delle informazioni? Perché? Che lavoro fa lei? Beh, un lavoro di fiducia, è la mia ultima chance, come dico.